La nostra intervista a Luca Parmitano. 100 anni fa Arturo Ferrarini e Guido Masiero partivano per il raid aereo Roma-Tokyo. Bentornati con le notizie di Video News. Dopo quasi 7 mesi in orbita con la missione Beyond, Luca Parmitano è tornato sulla Terra. In forma e felice lo abbiamo incontrato al Centro Addestramento Europeo degli Astronauti a Colonia per la sua prima conferenza stampa. Vediamo il servizio. Mi sento bene, ha affermato Luca Parmitano al suo rientro dalla missione Beyond, anche se la sensazione che si prova è quella di sentirsi un po' pesanti. È questo il primo effetto che si sente sul corpo. Non è certo stata una novità questa per Astro Luca, dal momento che era la sua seconda esperienza in orbita. Dopo 201 giorni ha molte cose da raccontare Luca Parmitano nel primo incontro con la stampa tenutosi l'8 febbraio a Colonia, nel luogo dove gli astronauti dell'Agenzia Spaziale Europea si addestrano. È qui a Colonia che Astro Luca è arrivato la sera del 7 febbraio con un aereo della NASA ed è qui che ha cominciato la fase di riabilitazione. Le passeggiate spaziali, gli esperimenti compiuti a bordo, la riparazione dello spettrometro, gli straordinari collegamenti a terra, i record portati a termine in questa missione, a cominciare dal ruolo di comandante, primo italiano e terzo europeo ad assumere questo prestigioso incarico. Tutto davvero emozionante, anche per un astronauta. Un'esperienza esaltante anche per noi, che abbiamo avuto il piacere di incontrare Luca Parmitano, che ricordiamo è un colonnello pilota dell'aeronautica militare, un comandante noto per essere un ufficiale che vive all'insegna dei valori e dei principi della nostra Forza Armata. Uno di noi, un uomo con l'uniforme azzurra nel cuore e nella testa. Ed allora, più che una domanda, abbiamo chiesto al colonnello Parmitano se c'è un messaggio per i giovani e più in particolare per gli uomini e le donne della Forza Armata. La sua risposta è stata, come sempre, appassionata e sorprendente. Lanciare un messaggio è una grandissima responsabilità. Ma le sfide ci piacciono, quindi lo faccio con piacere. Il messaggio, credo, più importante si può condensare in pochissime parole. Il primo è fiducia. Ma non fiducia è una parola estremamente abusata, quindi voglio circoscrivere cosa intendo. In periodi di grandi tensioni è sempre facile perdere la fiducia. Una volta che si perde la fiducia è difficile riconquistarla. Allora vorrei passare anche ai giovani, che sono da sempre, permettetemi di ripetere, il mio pubblico preferito, un messaggio di fiducia in se stessi, nelle loro capacità, nelle istituzioni e in tutto quello che funziona. Perché bisogna osservare quello che non funziona per cercare di metterlo a posto, ma bisogna affidarsi a tutto quello che funziona per poter migliorare se stessi e poter crescere. E in Italia ci sono tante cose che funzionano, oltre a quelle che non funzionano. Insieme alla fiducia voglio riprendere il messaggio del nostro Presidente della Repubblica di Capodanno, quello della speranza. Il Presidente ha voluto farmi un omaggio straordinario citando il mio concetto di speranza che voglio ribadire qui. Speranza è la sensazione o l'idea o la sicurezza, la certezza di avere un obiettivo davanti. In questo senso noi stessi siamo responsabili di trovare quella speranza, perché i progetti e gli obiettivi ci dobbiamo trovare da noi. Quindi è un invito ai ragazzi, ai più giovani, di trovarsi degli obiettivi, trovarsi dei progetti in cui impegnarsi per realizzarli, sapendo che la soddisfazione viene non dalla realizzazione del sogno, ma dalla realizzazione dei progetti, piccoli o grandi che siano. E per gli uomini della Forza Armata, soprattutto per chi si approccia a un lavoro delle Forze Armate, queste due parole, fiducia e speranza, possono essere ricondotte in quello che noi facciamo. Noi siamo fortunati, chi indossa una divisa ha fortuna, il privilegio, di avere già una strada di valori che è indicata. Non dobbiamo fare altro che essere al servizio. Il nostro stesso ruolo è quello di essere in servizio permanente e effettivo.
Essere al servizio è un privilegio straordinario, non abbiamo dubbi su cosa sia la cosa giusta da fare. Significa porre l'altro di fronte a se stesso, significa porre il benessere generale rispetto a quello individuale. Quindi chi è al servizio ha già questa indicazione. E poi che sia permanente effettivo vuol dire che deve essere un pensiero costante e deve avere un effetto, cioè quello che noi facciamo si riflette di fatto nella vita di tutti i giorni. Con queste considerazioni, chi indossa la divisa e si mette a servizio dell'altro ha la speranza e la fiducia di poter ottenere risultati, quindi di avere soddisfazione. Siamo orgogliosi di come sia andata la missione di Luca Parmitano, la 12ª di un astronauta italiano nello spazio. È stata una missione molto speciale, ricca di risultati importanti per il nostro paese e per l'Europa. Un successo oltre ogni aspettativa. Le attività della sua missione rappresentano un punto di svolta per capacità, leadership ed avanzamento delle conoscenze per la futura vita nello spazio. Queste le parole del presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Giorgio Saccoccia. Il 14 febbraio di 100 anni fa, i piloti italiani Arturo Ferrarini e Guido Masiero, insieme ai motoristi Gino Cappannini e Roberto Maretto, decollarono dall'aeroporto di Centocelle a Roma, con due biplani Ansaldo Svanove per compiere quello che oggi è ricordato come Ride Roma-Tokyo. Prima di loro, a partire dall'8 gennaio 1920, dallo stesso aeroporto romano, decollarono 4 velivoli Caproni e 7 Svanove per effettuare l'impresa eccezionale. I 7 velivoli Caproni e 5 dei 7 Sva non riuscirono però ad arrivare lontano. Solo i piloti Arturo Ferrarini e Guido Masiero, con i propri equipaggi, riuscirono ad arrivare a Tokyo, anche se Masiero raggiunse la capitale giapponese dopo aver vissuto vicende avventurose e al contempo sfortunate, a causa di incidenti che danneggiarono l'aereo con cui era partito. Un evento epico, oltre 3 mesi di viaggio, tantissime tappe ed un percorso di oltre 18.000 km che vide come protagonisti i nostri aviatori italiani. Proprio oggi, a distanza di 100 anni, all'aeroporto romano di Centocelle si sono svolte le celebrazioni per ricordare l'epica impresa. Con la deposizione di una corona di alloro al monumento commemorativo e la mostra dedicata alla storica impresa, il capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, generale di squadra aerea Alberto Rosso, ha ricordato l'impresa aviatoria italiana più celebre dell'immediato dopoguerra e tra le più straordinarie della storia dell'aviazione. Celebrare un evento storico non vuol dire soltanto ricordare un'impresa o ricordare tempi andati e altri personaggi. Deve essere innanzitutto l'opportunità per conoscere alcuni eventi che hanno segnato la nostra storia e tutto quello che c'è dietro, da un punto di vista organizzativo, di preparazione, di professionalità, di avventura, talvolta anche di ingenuità, ma altrettanto importante ricordare come un'opportunità che ha avvicinato i nostri due paesi. Ricordiamo che un'impresa che nasce sostanzialmente già fra Italia e Giappone. Gabriele D'Annunzio e un poeta che era qui in Italia pensano a questa impresa proprio per collegare due culture, due popoli diversi. Ci riusciranno 2 velivoli su 11, peraltro non quelli che avrebbero dovuto volare in formazione, ma semplicemente 2 che avrebbero dovuto fare da staffetta. Collegheranno questi 2 mondi, queste 2 culture completamente diverse, faranno vedere il mezzo aereo a una quantità incredibile di persone che non avevano mai visto un aeroplano. Quindi portare innovazione tecnologica, e portare un mondo nuovo, quello del volo, e portare anche tecnologia italiana, perché non dimentichiamo che gli aeroplani SVA erano i primi aeroplani moderni costruiti totalmente in Italia, e portare e conoscere in Giappone una parte della nostra cultura. 42 giorni di festeggiamenti indicano l'importanza di questo avvenimento. Avvenimento che sono convinto aiuta ancora oggi a rinsaldare legami, a rinsaldare amicizia fra le varie realtà sul territorio nazionale, ma anche fra Italia e Giappone. Presente alle commemorazioni anche l'Associazione Pionieri dell'Aeronautica, il sodalizio che con dedizione e grande passione riunisce uomini e donne legati da comuni valori aviatori. Metti alla prova la tua creatività. In occasione dei 100 anni dalla Costituzione dell'Aeronautica Militare, anniversario che si svolgerà nel 2023, è stato indetto un concorso per la realizzazione del logo celebrativo dell'evento. Leggi il bando e scopri come partecipare. Tutte le informazioni al link in sovraimpressione. Hai tempo fino al 30 aprile. Grazie per averci seguito, vi auguriamo un buon weekend.